Ciao a tutti e benvenuti su Ideare Casa. Parliamo dei bonus edilizi 2022. Il più famoso è il super bonus, ma ovviamente ne abbiamo altri di importanza minore, ma ugualmente validi. Guardiamo un attimino velocemente date e importi relativi. Il super bonus, 110% di detrazione, spesa 96.000 euro. La scadenza per le case unifamiliari è al 31-12-2022, la scadenza per i condomini 31-12-2023 ed è possibile fare la cessione del credito. In scadenza 2022 abbiamo ancora il bonus restauro facciate con una detrazione del 60%, non ha un massimale di spesa e si può fare la cessione del credito. Altra scadenza al 31-12-2022 è il bonus barriere architettoniche. Detrazione 75%, spesa ammissibile dai 30 ai 50 mila euro. Anche in questo caso cessione del credito fattibile. Continuiamo con i bonus che hanno una scadenza posticipata nel tempo. Bonus ristrutturazione. Detrazione 50%, spesa 96.000 euro, la scadenza è al 31-12-2024 e si può fare la cessione del credito. Ecobonus, detrazione dal 50% all'85%, spesa dai 40 ai 153.000, con scadenza 31-12-24. E anche qui si può fare la cessione del credito. Sisma bonus. Detrazione 50-85%, spesa 96.000 euro, scadenza 31-12-2024 e possiamo fare la cessione del credito. Bonus mobili, detrazione 50%, spesa massima 10.000 euro, scadenza 31-12-2024, non possiamo fare la cessione del credito. Infine, bonus verde o giardini, detrazione del 36%, spesa massima 5.000 euro. Scadenza 31-12-2024, non è possibile fare la cessione del credito. In questa veloce presentazione dei bonus con le scadenze e gli importi avete visto che le percentuali in alcuni di loro sono molto variabili in base al tipo di lavoro che si va ad effettuare. Per tutte le altre informazioni sui bonus visitate il nostro sito www.ideatecasa.com ed i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video.